a te anche stamattina siamo insieme benedetto sia il Signore come sempre prendiamo un pezzettino della parola del Signore e costruiamo la nostra fede materiale di prima qualità perché è estratto dalla parola del Signore una casa costruita così non cade neppure se viene il terremoto dell'universo perché è fondata sulla roccia eterna che è Gesù Cristo ed è lo stesso materiale, perché è prodotto dallo stesso Spirito, che attiva il nostro Spirito e messo in pratica nella nostra vita. Possono tremare i mondi, possono schiumare i mari. Quella casa non cade perché è fondata su Gesù Cristo. Questa mattina abbiamo, facciamo una camminatina insieme col Signore. Eh, a me piacciono quei messaggi topici che prendiamo molte volte dalla Genesi all'Apocalisse per dare una linea, per sapere alcune cose, come Dio lavora su progetti speciali, prendendo alcune, alcuni esempi, prendendo alcune profezie, prendendo il presente, prendendo il futuro, in modo che noi abbiamo un quadro chiaro del nostro cammino, in che direzione andiamo. È molto importante sapere prima in che direzione andiamo. Perché se ci affoghiamo e non sappiamo dove siamo, non sappiamo da dove veniamo, non sappiamo dove andiamo, camminiamo come delle persone senza motivo, cioè non, non, non vediamo una ragione di vivere. Quando arrivi al punto che non vedi una ragione di vita, lì è il momento di ricevere Gesù Cristo nella tua vita. Perché? ti dà prospettive certe, sicure. Questa mattina attraverso la parola del Signore vediamo nella persona di Gesù Dio cosa ha voluto fare. Eh? Allora andiamo avanti insieme. Gesù è il salvatore del mondo, non delle piante, salvatore degli esseri umani, perché nella sua natura umana, che è venuto giù in terra, ha portato qualcosa che nessuno mai aveva portato. Leggiamo insieme in Giovanni 1,16, che cosa ci dice? Infatti è della sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto, e grazia sopra grazia. Non c'è una seconda parola che può sostituire la parola grazia. Dio ripete, fa ripetere, è come dire, grazia sopra grazia una grazione, <ride> tradotto a modo mio. Io mi devo esprimere così, perché parlare in dialetto Gesù lo faceva, spieghiamoci. È vero che c'è sempre qualcuno, io li ho avuti nel, nel mio cammino di fede, quelli che so, mettono subito i puntini per dire che non fai così, ma le espressioni bisogna lasciarle libere come vengono. Diceva un amico, so che si dice, a me, si dice a me piace, ma a me piace dire a me mi piace perché lo voglio dire due volte. E benedetto sia il Signore. Ognuno di noi si deve esprimere in un modo che sia chiaro per sé, in modo che si spiega meglio. Infatti è dalla pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto e grazia. Sopra grazia. Guardiamo al verso 17 che cosa ci dice. Dio che ci viene incontro. Perché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia è sopra grazia, e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. La verità. Dio ci è venuto incontro. Dio venne incontro al suo popolo, chiamando Mosè, lo tirò fuori e gli diede la sua legge. E iniziò questo processo di avere un Dio con un popolo, un popolo con un Dio, ma che veniva fuori da tutti gli dèi che c'erano, perché abbiamo bisogno della verità, perché noi siamo confusi. Nel fatto religioso e con tutti gli dèi che ci sono, noi viviamo nella più assoluta negligenza dal sapere, abbiamo bisogno della verità e Dio lo sa. Dio lo sapeva e Dio lo sa. Perciò, Egli annuncia la verità, viene incontro al suo popolo chiamando Mosè e gli dà la legge. Ma Dio aveva in mente qualcosa di più voleva dare la grazia e come ha chiamato Mosè per venire incontro agli uomini di quel tempo, Dio è venuto incontro a noi nella persona del suo figlio Gesù Cristo, per conoscere la verità. Dio ci viene incontro nella persona di Gesù che ne ha il potere di fare quello che deve fare. La verità, perché noi siamo nella confusione. Voi direte, ma come siamo nella confusione? Se noi guardiamo il sistema religioso, il sistema pagano, il sistema idolatrico, noi usciamo fuori di noi. Non ci basta la vita per capire il sistema di ognuno. È tanto vero che noi diventiamo così storditi in queste cose che alla fine non riusciamo a capire niente, né in materia religiosa né in materia idolatrica. Ve ne dico una della grande ignoranza che noi abbiamo. Ci dobbiamo vantare dell'ignoranza, no? In questi tempi noi addirittura i capi religiosi, come il Papa, dice che Allah è lo stesso Dio come il nostro Dio, detto questo dal Papa, è la più grande Sciocchezza che si possa mai pensare. E allora ci mettiamo Allah che è uguale a, a quante altre cose. Allah quando Maometto ha iniziato l'opera che gli è venuta in mente di iniziare, faceva parte di un gruppo di statuette che avevano tutti i nomi. Un giorno si è inventato che l'angelo Gabriele è andato e gli ha detto che doveva prendere solo quella statuetta e doveva scartare le 359. E quella statuetta si chiama Allah e tutti devono girare intorno a quella statuetta perché gliel'ha detto l'angelo Gabriele. Vedete che sciocchezza. Quando la gente non si convertiva specialmente i cristiani e i giudei, ha incominciato a farli fuori. Chi non si convertiva, come diceva lui, gli tagliava la testa. E oggi noi diciamo che Allah è lo stesso come il Dio nostro. Possiamo pregare insieme, perché loro lo chiamano in un altro modo, ma è sempre Dio. Dio ce ne liberi. È come prendere un oggetto, dargli il nome e poi diciamo questo è uguale a Dio creatore dell'universo. Perciò Dio ci è venuto incontro nella persona di Gesù Cristo che si è incarnato, assunto la natura umana per dirci la verità di Dio. Per dirci, ma cosa state ma chi, cosa state facendo? E infatti, perché i cristiani e i giudei sono messi a morte dagli islamici? Perché Maometto ha detto che quelli devono essere convertiti. Se non, si, se non ci convertiamo con le buone. Ci convertono con le mazzate, le mazzate, senza perdere tempo, e noi perderemo la libertà cristiana che abbiamo. La legge è venuta per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venuti per mezzo di Gesù Cristo. Gesù Cristo, Dio in Cristo, ci è venuto incontro per portarci la grazia e la verità nella persona di Cristo. Benedetto sia il Signore. Che fine ha fatto questo Cristo nel popolo che lui doveva essere il Re? Per sommi capi, seguiamolo. Giovanni 19, 20. Molti dunque dei giudei lessero questa iscrizione. Perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. E l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Guardiamo l'iscrizione, Michele, metti il verso 19, Giovanni 19, 19. Fu crocifisso. E Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce. E vi era scritto Gesù il nazareno, re dei giudei, fu crocifisso. Era solito scrivere sulla croce il motivo per il quale il crocifisso veniva messo a morte. Perché era lì, Pilato, in Gesù. Non aveva trovato nessuna colpa. E con questa dichiarazione... Vole dire, voi state crocifiggendo il vostro re, colui che ha portato la grazia e la verità al suo popolo, in risposta veniva messo in croce. E Pilato, non avendo trovato e dichiarato in prima persona in lui non c'è colpa, è come dire siete voi, che avete deciso di uccidere il vostro re Gesù il nazareno re dei giudei come dire state crocifiggendo il vostro re il re mandato da Dio perché Dio ha mandato la legge per mezzo di Mosè e la grazia per mezzo di Gesù Cristo Guardiamo in Atti 2.32, che è bello camminare col Signore, mi piace perché io vedo dei filmini della storia che sono bellissimi, io farei tutti i film perché la mia immaginazione così funziona, non mi soffermo sulla parola, ma mi si aprono delle scene davanti al mio cuore e davanti alla mia mente. Gloria sia resa a Dio, che la testimonianza è diversa. Dio che lo aveva mandato, Dio che ha mandato la verità, la grazia e la verità, la testimonianza qual è? Questo Gesù, il Dio lo ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Vedete Dio come segue e ci, da, ci fa garanzia. Diventa la verità continua, fuori dalla confusione. Non ci mischiamo, non ci entriamo nelle miserie. Questo è il risultato di quello che Dio ha fatto per tirarci fuori dall'ignoranza, portandoci la verità. Che cos'è verità? Disse, disse Pilato a Gesù. Gesù disse io sono la verità. La verità sono io, personificata in, in Gesù di Nazareth. Tutta quest'altra è tutta immondizia, è tutta idolatria, tutto quello che ci separa da costui, da questo grande, dei grandi che non c'è un altro uguale a Lui. È tutta una miseria, è tutta perdizione. Signore, liberacene subito. Pietro dice questo Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha risuscitato. Morto, risuscitato. È un prototipo che si prolunga nel tempo. Guardiamo che cosa dice in Romani capitolo 6 verso 3. Gesù è morto e risuscitato. Coloro che lo seguono... Lo seguono così. O ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Gesù Cristo? Siamo stati battezzati nella Sua morte? Siamo scesi sotto acqua, siamo morti. Il Pastore ci ha tirato fuori, ora siamo risuscitati e camminiamo in novità di vita. Un seguire, questo grande condottiero. Che nessun altro è stato uguale a lui, Trova, troviamone qualche un altro uguale a lui. Certo, dove non lo conoscono non lo possono seguire, perciò è importante la predicazione del Vangelo. Qualcuno potrebbe dire: ma religiosamente noi siamo meno di un altro, è chiaro che siamo meno, perché noi non proclamiamo chi è Gesù. Gli altri se non ti converti ti ammazzano. E non ti lasciano aumentare. Chi è già non deve cambiare. E chi si vuole cambiare non glielo fanno fare. E noi dormiamo. Signore, aiutaci. Gesù è il grande, è il figlio di Dio. Coloro che lo seguono muoiono con lui. Ma camminano con lui. Benedetto sia il Signore. Romani capitolo 6 verso 9, noi camminiamo con Gesù. <ride> capitolo 10 verso 9, perché la testimonianza, Pietro proclama la testimonianza, quello che abbiamo letto in Atti, Pietro proclama la testimonianza. Te lo voglio far leggere un'altra volta, per piacere, vai in... Atti capitolo 2 verso 32. Chi ha conosciuto Gesù porta avanti una testimonianza. 2 32. Atti 2 32. Questo Gesù, il Dio lo ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Questo era nel momento che si creava l'opposizione. Ora c'è il nostro turno mentre camminiamo con Gesù. Romani 19, la testimonianza. Testimone vuol dire un martire per una verità, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Si ripete quello che per ogni credente, questo vuol dire camminare con Gesù. E guardiamo un cammino di testimonianza. Guardiamo nel verso 10 dello stesso capitolo. Perché noi testimoniamo? Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Ma che confessiamo? Confessiamo la nostra salvezza e facciamo diventare nostre le promesse di Dio. Camminiamo con la fede nelle sue promesse che attirano il nostro cuore. Stiamo per arrivare, come quando sei su un cammino e leggi le indicazioni, altri cento chilometri e arriviamo altri 80 chilometri, altri 30 chilometri perché c'è una destinazione e sono le promesse di rifornimento che poi abbiamo bisogno, le, le sue promesse li confessiamo perché lo Spirito Santo li scolpisce nel nostro cuore, siamo attratti da esse e continuiamo a camminare. E, pro, e le proclamiamo, proclamiamo le promesse, il Signore mi ha detto, il Signore mi fa comprendere, il Signore mi ha parlato, il Signore mi spinge, il Signore mi attira, il Signore mi parla. Questo è il cammino del credente. Guardiamo in Colossesi 1,28, man mano che camminiamo con Lui, Lui fa un lavoro di rifinitura nella nostra vita. Siamo usciti grezzi, per così dire, e lui ci modella, man mano ci modella, ci prepara sempre di più per un, per un grande evento che sta davanti, perché noi camminiamo, ma stiamo andando verso una festa che si prepara, verso un qualcosa di speciale che sta davanti, i quali noi proclamiamo ammonendo ciascun uomo, compresi noi. E ciascun uomo ammaestrando in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Egli continua a fare attraverso la sua parola, la presenza dello Spirito Santo, fa le rifiniture. Come quando si, si lavora un mobile, no? Si prende il legno è grezzo è così quadrato, quadra e squadra, più di tanto, ma poi man mano. Viene passata la carta vetrata, la numero 4, la numero 3, la numero 2, la numero 1, finché si arriva alle rifiniture, finché si riesce a. Man mano ci, ci perfeziona, non per diventare perfetti, ma ci modella, scartando i nodi che ci sono dentro, quelle cose che non sono buone. Diciamolo possiamo tradurre diversamente, con l'immagine che dice la parola. Siamo come dei vasi nelle sue mani che man mano ci modella per diventare vasi ad onore. Mentre viviamo è nella presenza di Dio quando saremo nella Sua presenza. Ci prepara per i prossimi eventi. E man mano che andiamo avanti, per uscire da tutta la confusione che abbiamo, e non essere presi dalla confusione che c'è. Abbiamo bisogno di, una, di, di guardare nella giusta direzione. Perché se no ricadiamo un'altra volta. Quando noi ci distraiamo perdiamo l'equilibrio. Se invece noi guardiamo attentamente senza dividere la nostra attenzione un poco qui e un poco lì, questo è il cammino del credente. Guardiamo che ci dice la Sacra Scrittura. In Ebrei capitolo 12 verso 2, Nostro duce è perfetto esempio di fede, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce sprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Guardiamo il verso 1 che ci aiuta a comprendere meglio. Capitolo 12, verso 1. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da sì gran numero di testimoni, deposto, vedi la pulizia come viene fatta man mano, le rifiniture come vengono fatte, deposto ogni peso che ci trattengono di camminare al passo di Dio, sovraccarichi di tante altre cose. Prendiamoci il giusto per camminare con Dio e camminiamo al passo suo. È il peccato che continua ad essere come un roditore intorno a noi, insetti che vogliono penetrare per guastare e farci marcire. È il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza l'arringo, il traguardo che ci sta dinanzi riguardando a Gesù. Ripassiamo al verso 12, al verso 2. Duce, vi ricordate il Duce come faceva? Gridava, le folle lo seguivano, quando guardi quei film di Mussolini. Uh, oh, il Duce, il Duce, un uomo. Noi abbiamo il figlio di Dio, colui che ha portato la grazia e la verità e ci ha tirato fuori da tutte queste miserie. Quella grossa che ho detto è una, ma quante ce ne sono ancora e quante ne viviamo ogni giorno nel paganesimo che noi viviamo nella nostra nazione, mettendo Maria al posto di Gesù Cristo, mettendo Maria come madre di Dio. Noi siamo nipoti di Dio perché se lei è la mamma di Dio, noi siamo figli di Dio, vuol dire che è nostra nonna, ma proprio cose che solo Dio ci deve aiutare. Duce perfetto esempio di fede il quale per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce sprezzando il vituperio come dire tu croce non mi fai paura perché io posso deporre e riprendermi la vita sono nella natura umana per portare a destinazione un compito molto importante per redimere l'essere umano. Ma io, tu morte, non mi fai paura, perché io sono la vita, passo attraverso il mio corpo umano per, per te. Ma tu morte non mi fai paura. Io ti sfido e sfido di inchiodare il corpo ma non morire perché io non muoio mai. Infatti Gesù si è preoccupato di raccomandarci, non temete coloro che, colui che ammazza il corpo, temete colui che ammazza l'anima. E così dinanzi sopportò la croce sprezzando il vituperio, per fare che cosa? Per portare a destinazione la salvezza per noi che lo seguiamo. Chiunque entra. Ne ha la possibilità di ricevere questo per un grande evento che sta davanti, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. E noi ci rivolgiamo a Lui, il nostro grande e sommo sacerdote che guarda giù attraverso lo Spirito Santo dentro di noi e abbiamo comunione con Lui. Tra la folla delle nostre faccende. dobbiamo avere un'attenzione indivisibile guardando a lui non di distrarre verso le altre cose che perdi il tempo padre Pio padre meno Pio padre più Pio tutte queste cose di fronte all'eccellenza di Gesù Cristo non sono niente Allah acqua non ha importanza quello che serve è andare a Dio Allah non è un altro Dio, Allah è una statuetta di uno che in quel momento abusò del potere, un leader che cominciò a fare strage, come tutti quelli che governano fece la stessa cosa. E poi ha trovato un momento particolare di terreno fertile con la forza. E ha fatto capire che è tutta un'altra cosa. Eppure noi lo diciamo, perciò Dio ci deve aiutare. La grazia e la verità sono venuti a noi per mezzo di Gesù Cristo. Ma ancora di più, Egli è risuscitato, come abbiamo detto, è risuscitato. Continuiamo noi il corso, ma dice un'altra cosa a noi. Apocalisse 22,20. Cioè, siamo fatti una bella passeggiata stamattina con il Signore, con prospettive speciali. Colui che attesta queste cose dice: Sì, vengo tosto, vengo subito, arrivo. Come dire, continua a prepararti. Che o vengo io o te ne vieni tu. Infatti, siamo qui provvisori. Lo sfratto può arrivare da un momento all'altro. Ci vuole più tempo per fare lo sfratto in una casa. Se hai qualcuno per cacciarlo fuori ci metti gli anni. Ma quante persone la sera ci sono e la mattina non ci sono più? Quante persone ieri c'erano e oggi non ci sono? Quante persone oggi ci siamo e domani forse non ci siamo più? Che cosa dobbiamo fare allora nell'attesa? Colui che attesta queste cose dice: Sì. Io vengo subito, io vengo presto, io vengo tosto, io sto per arrivare. Noi che siamo in preparazione diciamo amen. Così sia signore. Vieni signor Gesù. Vengo subito, vengo presto. Il cammino del credente è tutta un'altra cosa quando cominci a camminare col Signore. La verità di Dio. È quella che dice il Vangelo non ci confondiamo che tutto fa brodo vi eh? ricordo una volta quando ero giovane quando ero piccolo c'era Carosello che facevano la pubblicità dei dati dei dati star e allora c'era un vigile lungo la strada che la macchina aveva passato il semaforo rosso e allora il vigile diceva così Suonava, e diceva al, al, all'autista. Diceva, non, non vedi i segnali, non vedi i segnali, lo stop, il triangolo, il quadrato, e lui rispondeva: Ma sì, per me tutto fa brodo, triangoli, quadrati, rettangoli. E quello faceva la pubblicità: no, non è vero che tutto fa brodo. È Lombardi il vero e Buon Brodo. Signore aiutaci, stamattina non stiamo facendo la pubblicità di Lombardi. Non è vero che in materia di religione tutto fa brodo. È tutto uguale, basta che credi. Bisogna credere nella verità che Dio, che Dio, che Dio ha ordinato. Non è che qualsiasi serpente che metti su un'antenna si ferma il veleno del peccato nel deserto. Non è vero, è vero quando lo dice Dio perché egli l'autorità di fare. Non è vero che tutto fa brodo. Non è vero che Allah è lo stesso Dio come pensiamo noi. Allah è un'altra statuetta come quelle che c'erano duemila in Egitto e ce ne sono ancora migliaia pure nella tua casa. Tirali via e comincia a seguire Gesù perché egli viene presto. Ed è meglio averlo oggi come salvatore che domani come giudice, perché come giudice non può fare niente, la sua giustizia non può permettere di tollerare. Signore aiutaci. C'è una storia che un giorno un giudice salvò un ragazzo e gli era grato perché lo aveva salvato, lo aveva salvato da... da, da, da da, da un annegamento ma un po di giorni dopo questo ragazzo aveva commesso qualcosa che non era normale e si trovò al tribunale proprio davanti a quello stesso giudice che lo aveva salvato la vita c'era la pena di morte quel ragazzo voleva difendersi nel dire Oh giudice, signor giudice, tu poco tempo fa mi hai salvato la vita, ora mi mandi alla morte e gli dovete dire ieri ti ho salvato la vita. Nella posizione che ero come cittadino, come quello che ero lì per motivi di coscienza, ti dovevo salvare e ti ho salvato, ma per lo stesso motivo di coscienza, di giustizia oggi, non posso salvarti la vita, devi andare alla morte. Oggi Gesù vuole essere il tuo salvatore, domani può essere il tuo giudice. Colui che attesta queste cose dice io vengo presto, io vengo subito, da un momento all'altro tu non ci sei più. Se tu sei con lui, signor, vieni Signor Gesù. Sì, conosco credenti che sono arrivati sull'orlo della morte e quando sono arrivati proprio si sono spirati dicendo mi ricordo una sorella che Signore prenditi quel che è tuo e andiamocene e così è partito. Restato il corpo lì. Signore prenditi quello che è tuo e andiamocene. Non c'era più, era partito. Perché perché aspettava la beata speranza dell'incontro, aveva accettato la persona che Dio aveva mandato, la verità, Gesù, lo aveva seguito, lo Spirito Santo aveva lavorato in quel cuore, era stata elaborata, era stata rifinita, si era approntata, era pronta, prenditi quello che tu e andiamo. Benedetto Dio, stamattina ci siamo fatti una passeggiata con il Signore. Se tu non sei ancora entrato in questo circuito, comincia stamattina e di Signore, io veramente vivo un poco come un extraterrestre, non so né chi mi ha creato, né che devo fare, né che vogliamo. Cantare quel canto che dice cambia il cuore mio. Quello che abbiamo cantato ieri sera lo vogliamo rinnovare al nostro cuore e poi preghiamo il Signore. Vai Michele, cantiamolo questo canto. Incoraggiamoci a chiedere a Lui cambia di cambiare il cuore la nostra vita. Mio, fai che sia sincero. Cambia il cuore mio. Che si accomette, cambia il cuore. Attraverso Mosè, Dio è venuto incontro al popolo attuale attraverso Gesù, stamattina viene incontro a te per cominciare un cammino nuovo con Lui, perché attraverso lo Spirito Santo Egli attiva la conoscenza nella tua coscienza e ti invita di cominciare un cammino con Lui, perché Arriverai nella giusta direzione e al giusto posto, non restare nella confusione. Egli ti viene incontro stamattina, ti parla in un modo sincero e parla nella profondità del tuo cuore. Apriti a lui e digli: Signore Gesù, io ho bisogno di te, volevo conoscere la verità, e tu questa mattina mi hai detto. Tu sei la verità, io vengo a te e ti voglio seguire. È un tracciato speciale che egli ha messo davanti a te per farti comprendere che non è qualcosa così accartocciata sotto una scala come qualcosa che si mette lì giusto per dire. È molto evidente quello che gli ha fatto e quello che vuole fare. Vogliamo pregare il Signore, prega insieme con me, Signore. Ti ringrazio per la tua parola, grazie per la luce che tu mi dai, non solo a corta distanza, ma per un lungo cammino insieme con te. Signore, mi do a te questa mattina. Non so trovare le parole. Alzo la mia mano verso di te per dire ho bisogno di te, parla al mio cuore, illumina la mia mente, attirami e io ti seguirò. Ti ringrazio per la tua parola, Signore. Amen. Ti voglio segnati questi versi mentre resti così perché poi li vai a leggere e leggendoli nel contesto comprendi molto di più. Comprendi il progetto di Dio per tirarti fuori dalla confusione e portarti nel sentiero della verità, farti conoscere la realtà, perché insieme a tutto questo... C'è lo Spirito Santo mandato dal Signore che attiva la tua coscienza e ti dà una guida certa, mentre tu ti affidi a Lui. Ti voglio dare le quattro regole che sono normali per un credente che comincia a camminare col Signore: leggi la parola del Signore o ascoltala, prega il Signore Gesù Cristo, te lo voglio ridire perché qui tutti pregano. Ma non si capisce a chi pregano, chi è una statuetta, chi è una Madonna, chi ha. Le cose più strane succedono in materia di religione. Prega il Signore Gesù anche più volte al giorno. Invoca il nome del Signore, perché la parola del Signore dice che chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Parla di questa scelta che hai fatto con i tuoi amici. Digli la verità che senti nel tuo cuore a dire. Ma guarda, argomentandone, parlandone, testimoniandone, vedrai che ci sono molte persone che già lo stanno facendo. Io mi sono trovato, ti dico una testimonianza mia, qualcuno che fa delle esperienze col Signore. Mi sono trovato al bar, al ristorante, qualcuno che quasi temeva di spiegarmi le esperienze che faceva col Signore. Ho dovuto dire a qualcuno, con me vuoi parlare? Perché io già mi nutro di questo pane, non devi avere soggezione. E mentre tu ne parli scoprirai quante persone hanno fatto delle esperienze profonde con il Signore. Ma se tu non ne parli non li saprai mai, perché dà l'impressione che abbiamo timore. Se tu vuoi sapere come gli altri seguono il Signore, comincia a parlarne tu e vedrai che depositi ci sono nei cuori umani persone che l'hanno conosciuto da bambini, attraverso i sogni, attraverso rivelazioni, e poi non hanno seguito, ma dentro nel cuore le testimonianze che lascia lo Spirito Santo, non li può cancellare nessuno. Segui gli insegnamenti che ti vengono dati da parole di vita e continua a camminare col Signore. Se senti nel cuore di essere battezzato, di fare il patto col Signore, chiamaci, vieni qua e ti battezziamo nel nome del Signore Gesù Cristo e continui a seguire il Signore. Dio ti benedica. Ci vediamo questa sera alle ore 19.30 eh, 19 per la preghiera e preghiamo insieme. Se hai dei bisogni, preparati, li portiamo al Signore tutti insieme. E vedrai come il Signore risponde, perché Egli continua ad operare, Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, resterà sempre il solito Salvatore, colui che ti viene in aiuto. Dio ti benedica, ci vediamo questa sera, noi preghiamo per te, tu prega per noi, continua a pregare che lo Spirito Santo ci aiuti a portare avanti la sua parola. E non soltanto, ti voglio dire una cosa molto importante che devo comunque dire se lo Spirito Santo tocca il tuo cuore per essere d'aiuto anche finanziariamente perché abbiamo ogni giorno da portare avanti quello che il Signore ci ha affidato. Se ricevi beni spirituali, la parola del Signore dice puoi contribuire con quelli materiali, secondo lo Spirito Santo ti guida perché possiamo portare avanti questa opera e non solo, ma allargarla perché il Signore ogni giorno ci ripete che dobbiamo arrivare fino a tut in tutte le nazioni con questa parola. Dobbiamo andare a trovare tutti quelli che capiscono la lingua italiana e portargli la parola del Signore nelle loro case, perché dove arriva la parola del Signore? Arriva la luce di Dio, perché la tua parola dice il salmista è una lampada al mio piede ed una luce sul mio sentiero. Dio ti benedica per tutto quello che tu fai e che la sua benedizione si posi su di te sulla tua casa per Gesù Cristo il Signore. Pace, ci vediamo stasera.